Aspetta, yeah. Buonasera. Ciao belli. Io Ciao, tra l'altro tutti. ho un pacchetto da aprire. Mi è arrivato un regalino. Mi è arrivato. Che Vai, vai. ero nudo, cioè ero fuori casa, quindi non. Vedi, Ah, grazie Gluten, ti ringrazio di nuovo per il regalo che hai fatto ecco, a me. sei qui. Allora lo apro subito, Vedi, guarda. anche quello di Gluten, E vedi? volevo aspettare un attimino per. Magari non c'eri ancora. E Lo apro, invece, eh. Ho già guardalo. letto il bigliettino. In realtà l'ha letto mia mamma, quindi si è fatta i cazzi Anche miei. a me l'ha aperto mia mamma Sì. perché E ero via io. anche io ero via. Non sono una stupidaggine, ma. Come una stupidaggine? Quello Spoiler. farà schifo. Ma anche post Natale. Però vi seguo talmente tanto che ormai questi sono come regali di famiglia. Buon anno Moro da Gluten Mike. Ma grazie, come. Che cazzo se ne frega se è Grazie al passato Feffe. il Natale? Ma è pesantissimo, tra l'altro, È ragazzi. il coso da 10.000 euro il Il vino, whisky il da whisky. 10.000 euro, sì. Non penso sia così pesante quel whisky, ti dirò. Vado a fare Grazie per l'apertura, Succiolo. Buon Natale, socio. E che Dio benedica tutti eh. quanti. Tra l'altro non me lo sono neanche spoilerato, non ho guardato la lista dei desideri, quindi non so un cacchio, Grazie anche eh. Skipper. Grazie anche Buon Natale, Noir. grazie belli. Grazie anche a Matt. Grazie per Facciamo, le resub, scusa, belli. facciamo. Giustamente, siamo Buon stati via un pochino Natale. di giorni, Buon siamo Natale, stati un via. caro. Beh, In realtà penso che con una però. live sola, quindi. È come venerdì, come se non ci fosse Sì, quello è stato. vero. Allora, Cos'è? non lo so. Allora. È un coso di legno, ho visto. No, è ancora la scatola di Ah. cartone, quindi devo ancora aprire. È fatta Buon strana. Natale, grazie Grazie, infinite, signore. Grazie, grazie, Bischeron. signore. Buon E Natale, grazie anche a grazie infinite, Diego. signore. Grazie, grazie, signore. Come cazzo si. Buon anno a Come tutti. funzionerà questa scala? L'apro anche di qua, po'? Grazie a Thunder che regala la sub a Marco, vabbè. Marco, perché sei qui? Giochi a tombola, Marco. Ah, ecco, allora sono riuscito ad aprire. Aspetta, fa vedere. Bestia! Grazie Ciro. Sono sei barattoli. Di cosa, bro? Olive, calamon e curcuma. Salsa Come? gourmet Montalbano. Ah. Zucchero smarino. Ah, sono salse, quindi. Sono salse, sì. Peperoni Carino. e noci. Ma io ce l'avevo messa io nella lista desideri questo. Evidentemente. Oh, questo c'è una scritta lunghissima. Sugo di cipolla rossa di Tropea. Calabra, di Tropea, Calabria, IGP e tonno. Va bene. Poi questo è funghi, zenzero e menta. Che schifo. Come Quello non mi funghi, ispira zenzero e proprio a menta? niente. Blo. Olive, mandorle e Ma non peperoncini. ho Ma che capito, sono salse schifo. per cosa? Credo per la pasta, cioè credo siano proprio dei sughi. Dei sughi, funghi, zenzero e menta. E beh, preferirei comunque averlo in un sugo che in una Ammetto fetta di di aver pane. letto un mix di sushi ed essermene accorto solo ieri. Come, scusa? Ma a parte che schifo se mi arrivava un mix di sushi, perdonami. Ma che merda! Vomitavo subito. Bello, Grazie grazie gluten comunque. Apprezzatissimo, non mi Axley. Ah, ricordavo dice neanche che di mix averlo. di sughi. Ah, ok. Vabbè, mix di Giusto, sughi, giustamente. giustamente. Penso Grazie che. Cioè, non. L'ho messo io, quindi non mi Axley. ricordavo. Evidentemente. Evidentemente sì, l'avevo messo io nella lista desideri. Però grazie. Se me l'hai regalato ed era nella mia lista desideri, vuol Facciamo dire che Ciro, effettivamente mi facciamo. sarebbe piaciuto come Grazie regalo. Felix. Grazie, Felix. Amici, è la prima live dell'anno! Ma vi rendete conto? Cosa avete fatto? Come l'avete passato questo Capodanno? Io ho mangiato. Molto, perché l'ho fatto a casa della Ramonza, che sono venuti su i suoi parenti da Napoli. Cane, già, eh. Sono venuti su i suoi parenti da Napoli e quindi abbiamo mangiato molto. Abbiamo mangiato molto, eh. Tantissimo abbiamo mangiato.
è andato venerdì sera, un botto. Sabato a pranzo, un botto. Ma come, Nico? Sempre abbiamo mangiato. Infatti io ho una stanchezza oggi. Covid quello. E può darsi, sì. No, credo sia... Cioè, sono proprio tramortito dalla vita. Ma è quasi più difficile essere negativi che positivi. Ormai sì. Io di solito il 31 mangio normale. No, io di solito no, il 31 è quando si mangia. Cioè la sera del 31. La sera del 31 poi aspetti fino alla mezzanotte. E dopo di solito il giorno dopo mangio. Lo spumante dei Pokémon hai brindato. Madonna, io ho visto cane che c'era lo spumantino analcolico dei Pokémon lì. Che tristezza. Hai visto io la reunion di Harry Potter? L'ho vista. Io non l'ho ancora visto, io perché non so dove guardarlo. Quindi. È su Now TV. Quindi non so dove guardarlo. Sì. Aspetterò. L'ho fatto, ho fatto un mese, anzi due mesi ho fatto, perché era 10 euro due mesi. Allora lo farò. L'ho guardata, è molto carina. Molto, anche molto commovente. L'ho passato sul Discord di Lino, ho sentito Dabo suonare un violino male. Vabbè, probabilmente ero ubriaco. Buon Natale, grazie infinite, signore, grazie. Grazie Anna Maria Frazioni, grazie a Javier. Buon Natale, grazie infinite, signore, grazie. Grazie per tutte queste sub belli. Arriviamo al livello 5, però, che mi dispiace. Siamo al livello 4, manca un pelino. Per cortesia, se dovete rinnovare qualcosa. Dicevamo invece in chat, cosa voi come l'avete passato, cosa avete combinato? Io di solito l'uno faccio pranzo. Noi di solito l'uno si dorme. Ma io ho fatto il pranzo. Perché io però questa volta ho fatto e mezzo sono andato a dormire, perché tanto... Ma anche io più o meno. Stare in giro, non... cioè, dove vai? No, ma anche io più o meno. Cioè, non a mezzanotte e mezza, sono andato via a letto a l'una, però... Vabbè, comunque... Una volta... Come vado a letto, sì. Di solito, quindi non è che mi... No, sono prima di quando vado a letto di l'altro. Solito. Però no, di solito... Di solito i miei capodanni sono sempre... Si fa festa fino a tardissimo la notte del... di Santo Stefano. No, non è Santo... È San Silvestro. Il 31, giusto? Mi pare di sì. Tu le notti di San Silvestro. Sì. Si fa tardissimo lì, poi il giorno dopo ci si sveglia quando ci si sveglia e si mangiano tutti gli avanzi, che quindi ci rifai anch'io, due... Ricchi, esattamente come Ricchi. Usci a cena e lenticchie a pranzo il giorno dopo. No, noi essendo con i parenti giù da basso della CRI, le lenticchie le abbiamo mangiate proprio a mezzanotte. L'usanza è quella, sì. Sì. Però anche lì le lenticchie mangiarle a mezzanotte vuol dire che devi stare lì a cuocerle fino a... cioè fare no, le riscaldi, le riscaldi. Sì, però che voglia di cucinare poi a mezzanotte. Il pranzo appunto a me, io non ho mai fatto il pranzo, al massimo facevo la come si chiama, mangiavo gli avanzi il giorno dopo. Dal 20 Bioshock non sei ancora no Dungeon, ancora non hai cambiato il nome, poi ma ti vergogni? Io a mezzanotte ho mangiato la soba. Bello. Ma è tradizione, perché anche la nostra amica giapponese ha mangiato soba il 31 sera. Deve essere tradizione. Probabilmente quella di Akane era proprio gli yakisoba, quelli della Star. Probabile. Che non so neanche se ci sono in Giappone, però quello era. A me fa anche cagare le lenticchie, infatti ho fatto indigestione di Giappo il 31. Vedi. Come fanno a far cagare le lenticchie? Però come le nostre lenticchie, vedi? Il legume migliore del mondo sono le lenticchie. Tra l'altro, avevo visto che Nobit sti giorni su Instagram fare un ragù veg. Ha fatto il macinato tipo con le lenticchie, i funghi, non mi ricordo cos'altro. E ispirava veramente un sacco, mi ha fatto venire una fame bestia, lo volevo provare a rifare. Mark, dov'è? Ancora ubriaco da Capodanno? Sì, infatti gli ho detto, guarda, tu in live proprio non ci vieni. No. Schifoso. Proprio così gli ho detto. Grazie al Redino, Rastibat. Grazie. Vogliamo partire con la cosa? Adesso... Intanto facciamo comprare le cose. Adesso partiamo, Amici, siete pronti con questa tombola? È sempre come al solito in paio il tra l'altro, ho vinto anche una tombola io a Capodanno, quindi... Perfetto. Sì, in paio c'è il Whips... Facciamo la cinquina, la facciamo? Per il pisello d'oro. Per il pisello d'oro. È inutile. E il VIP. Sì.
Allora, fatemi fare qua. Devo fare un po' di smista pippi su coso. Su OBS. Devo rimettere anche le cose. Caselle extra. 100, 150. 150, non mi ricordo, adesso vedo. Grazie Giovannino. Buon Natale, signor Wayne. Buon Natale. Sono qua per vincere il VIP alle 4 del mattino. Beh, ci sta. Allora, mettiamo o bingo. Però devo un attimo sistemare anche le cam. Scusasse, però. Vinco io, cosa succede? Chi ha già il VIP può decidere anche regalarlo. Esatto. Ha già vinto di nuovo Wasabi, quindi dai di nuovo. Cambiamo però cosa? Sono quasi giusto, aspetta, sì, cambiamo, non facciamo i supereroi oggi, facciamo la classica della smorfia. No, sennò cosa c'era, avevi detto? Adesso vediamo, Pokémon. Fammi sistemare questo affare, ecco, adesso sono giusto le webcam. Le regole, non ci sono regole, semplicemente ognuno di voi avrà una scheda, se ne volete altre dovete comprarle. La partita dell'altra volta la termino, dovete semplicemente cliccare quando fate tombo. Bingo europeo, i bit per cartella sono 150, esatto. Sostanzialmente cosa dà? Assolutamente nulla. Niente ragazzi, è così, per la gloria. Allora, la smorfia, poi c'è inverno, horror, animali, nazioni, cibo e calciatori. C'è il cappellino natalizio, no? Cazzerri. Grazie, cazzerri. Bello il cappellino natalizio, quasi quasi. Vabbè, togliamolo. Anche se il cibo però. No, facciamo la smorfia, che la smorfia è sempre bella, è una classica. Scheda gratis, sì, una scheda è gratis, quelle aggiuntive costano 150 bits. Allora, ora d'inizio. Credo di sì, d'olio. Va bene così, tanto poi lo posso far partire quando cazzo mi pare. Voi puoi chiedere la scheda, è automatica per tutti. Allora, la scheda. No, beh, non è automatica, dovete partecipare. Voi nella. Allora, se siete da telefono, sopra la chat in alto a destra avete il pulsantino per partecipare. Mentre se siete da PC, nella nostra, in teoria sopra la mia testa avete un bollino con scritto bingo, se lo cliccate avete tutto lì, tutte quelle cose che potete fare. Vedo che già siete in 140 partecipazionanti, dai, partecipate tutti che prova pronunciata bene la smorfia. Certo, sono stato insieme a dei napoletani, che male. Noir ha sbloccato una cartella extra, grazie Noir. Questo bambino Luigino che si riprova, anche l'altra volta ci aveva provato, ma purtroppo. Intanto io devo pulirmi gli occhiali, che ho la caccarella negli occhiali. Non si può ingrandire la cartella? Dopo si ingrandisce appena finisce il timer, cioè quando parte. Ecco. Usdell ha preso una cartella. Ah. Tanto ragazzi, qui abbiamo, dice 3 minuti, però poi la posso far durare quanto mi pare, quindi... ditemi un po'. Cos'è successo, no, all'inizio di questo nuovo anno? Avete Cobalt rimorchiato? Ne ha prese due Cobalt, esagerato. Ah, Cobalt. Grazie, Buddy. Grazie mille, Buddy. Gluten anche. Gluten ne ha preso un'altra. Acqua e menta. Giando, grazie, acqua e menta. Facciamoci. Giando. Buon Natale, capito? Buon Natale è un cazzo. Cobalt ha raggiunto i 1000 bit. Si ho rimorchiato a cane. Che wallerona che sei. Non proprio, però. No, non è vero, stava bevendo lo spumantino lì. Guarda che ha spoilerato su Discord, ha spoilerato il capodanno a tutti. Sta bastarda. Ha fatto prima lei. Bolla, ne prende altre due. Mentre è arrivato, ha fatto il capodanno prima. Ha fatto, raga, il 2022 è uguale all'altro. Stronza, vaffanculo a te. Senta, hai sbloccato una cartella? Ci sputo in quella cartella. Mi sono fottuto il PC fisso, ma che cazzo. Che brutto momento di merda per farlo. Che canzone sex questa, che partita. E sarebbe da bannarla, spoilerato.
piaceva questo porn. Bevuto abbastanza birra, bevuto ecco, un sacco non di ho vino. Ancora bevuto le birre che mi hanno regalato a Natale. Ne ho 9 da bere, non ho ancora bevuto neanche una. Pare me ne bevo una. Beh, tu potrei berla adesso. Volendo, durante la... Valla a prendere, dai. Ma sa che me ne vado a prendere. Non partire prima che arrivo. Madonna, quanto è fresca quest'acqua, ragazzi. Sono sbrodolato. Sembra che mi sono fatto la pipì addosso, la gocciolina sul pacco. E morfare, partiamo adesso. Ah, scemo gli Ezzer, merda, culone. Cosa spoiler? Vi spoiler che il 4 gennaio non succede nulla, che bastarda. Oh. A parte che come il 4 gennaio, che quanto cazzo sei avanti, scusa. Ma come si partecipa? Devi cliccare il bollino qui sopra la mia testa, in teoria, nell'overlay della... No? Qua? Clicchi e lì c'è come partecipare, c'è partecipa, in teoria. Oppure se sei da mobile, lo vedi sopra la chat, c'è il simbolino del bingo. Quando vedo che... Ah, ne state sbloccando di schede, bastardi. Lo volete vincere questo Whips? E ancora ubriaca dello spumante per bambini a cane. Ma porca miseria. Mauro, non dare dei ludopatici, sei solo invidioso. Grazie, Camin. Si vede che ti annoi. No, come ti annoi? Grazie per il ride, però. Grazie mille, benvenuti a tutti. Grazie mille. Stiamo per fare il bingo a tutti gli arrivati, se volete partecipare. Prego, partecipate, cliccate qui sopra di me nella fiches. Dai, dai. Ma che caselle sono? È la smorfia napoletana. Infatti non ci saranno, cioè ci saranno i numeri presumo, però saranno... Oh, ma io ne so ragazzi, adesso non è che lo so. Ma poi il VIP, in palio, per chi è arrivato adesso, in palio per la tombola c'è il VIP, che non serve assolutamente a nulla per rispondere a ZanoTV che chiedeva. No, è così, per flexare un pochino. Io ho 2 chiappe nella scheda, beh... Ci sono anche quelle, ci sono... Lizard è andato... Perché stiamo aspettando in teoria Lizard, che è andato a prendere una birra direttamente al birrificio non so dove. Infatti non sto flexando, e vabbè, dopo perché siete troppo umili. Io andrei in giro a far vedere il mio distintivo da VIP a tutti quanti. Così, guarda, guarda, sono VIP. Ho sia le chiappe che i seni. Come i seni? Il 69 è proprio ormai modificato nella smorfia napoletana. 69 Le Mau. Posso vedere la casella e che debba cliccare direttamente sulle caselle dell'interfaccia? Allora, le caselle qui nella nostra schermata adesso inizierà a breve tutto sfocato, non le vedi? Nel tuo coso dovresti vedere la scheda che poi dopo si ingrandirà una volta che iniziamo. Da quello che ho capito. Grazie, Blackmore! Anzi, fatemi fare una cosa, guarda, partecipo anche io... Con il mio personal profilo. Okay. Inizio, sei andato a fabbricarlo. No, perché non era un frigorifero, quindi tutto nella prima. Allora, aspettate. Questa qua, guarda come si chiama, non so se si vede. Non si vede. Ma bella tusa. La bella tusa? La bella tusa. Non so di quanti gradi ha. 4,5 di gira. Allora, fatemi aprire che mi partecipo anche io. La bella tusa. Molto amara, ma buona.
come si fa? Patrack sopra la chat, vedi, bingo. Non è tedesca, non è vera birra. Quanto ma che falso. Cazzata, quanto grossa. Quanto sei falso. La migliore birra ce l'abbiamo noi, poi. Ma non è, magari neanche vero, neanche quello, ma tutto è il mondo vero, è vero. Buonissimo. Ok, io c'ho un culo e un petto peloso, va bene, dai, a posto. Almeno c'ho la mia scheda anche io. Posso partecipare? No, ah, prima no. Ok, posso partecipare anche io. No, a caso, non fare disinformazione, questa è una cazzata. Si parte, amici, Ma prima è italiana, è pronta qui a Varese, tra l'altro. Dai, partiamo. Sei sicuro di voler 317 giocatori? Cazzo, sì. Grazie, Baraonda. Grazie, Baraonda. Allora, il prescelto è il Biotech Poll. Che, per chi non lo sapesse, chi non ha partecipato o non è riuscito a partecipare, arriverà magari più tardi. Grazie, potrà Thunder. Vedere la scheda di Biotech Poll, che è stato scelto a caso. Thunder che dona la suba a 50 euro. Bravo, Thunder. Scemo, scemo, cretino, scemo. Ma il... A me non si ingrandisce comunque, non si può neanche spostare là. Ah no, sì, bisogna spostare quello della scritta bingo. Devi spostare il bollino. C'è anche sì. Il più, ok. Ok, quindi si può ingrandire a mano. No, l'Izra non è di Varese. È vicino. La birra è di Varese. Allora, iniziamo... 50 km. A rollare, vediamo. Il primo numero è... A Maraviglia! L'ho pronunciato bene, perché è la... La meraviglia, culo, sì. La meraviglia. Io ho il culo. Naturalmente io ve le... Sì, ce l'ho anche io il ma culo. Ma ce l'avevo, tra l'altro, questo. Il 72, a meraviglia. Sono un napoletano, quindi dovete credermi, quando dico... E vuol dire lo stupore, come si vede dalla faccia del vecchio. Ricky ha vinto il premio. Io non vedo la scheda. Se avete la stronzo. Scheda dovete cliccare sulla scritta bingo. Se non avete cliccato e non avete scritto partecipa, non avete la scheda. Eh no. Continui il rolling. Stop con Obacotto. Obacotto. Ragazzo è... Obacotto. Il cartoccio. Com'è il cartoccio? Ma è un... La quotidiana espressione è trovarsi con il pacco vuoto. Ah, perché esce dal pacco quello, vabbè. Ah, che è proprio sì, il pacco, il pacco proprio nel senso dell'inculare di aver preso il pacco. Sì, qui mette l'altra volta c'erano i fagioli con il mantello, adesso c'è il peperoncino. Eh sì. Il cornetto, Tanto ricordiamo che questo bingo l'aveva fatto, mi ricordo chi, ma era uno del nostro network. Uno di Evox, sì, non mi ricordo chi. Era tutto programmato lui l'anno scorso. Vai, il prossimo. Io ho chiuso niente, no, niente io. Asposa, Aspos non ce l'ho. Ma Aspos sembra di bere, come io l'ho detto io. C'è la cinquina, ragazzi. La cinquina non serve a nulla. Non serve a nulla, vince il pisello d'oro. Chi... Ah, giusto, ecco. Sì. Ted, ma andata a fangulo, la sposa comunque, il 63, la sposa. Ma c'era l'homme merde, era un uomo con la merda in testa, era. Vabbè, adesso vediamo. Però io ho l'homme de merde. Io non c'ho l'homme merde. Oh, capitone! non ce l'ho neanche questo, però, porca miseria. 32, oh, capitone! Qualcuno di voi ha il capitone? Tra le gambe, tra i cosci? Il grosso penis. Non mi fa mettere il fagiolo. Ma te lo mette da solo il fagiolo. Non c'è il fagiolo poi a cane. Smettila. Continua. È tutto automatico. Dovete solo cliccare se vincete. Verrà fuori una cosa da cliccare. Sì. Quando fate cinquino tombola viene fuori il pulsantone da premere. 90. La paura. A paura. E non ce l'ho neanche questa. Ma c'ho un cazzo io. La paura o la pecora, dipende. Ci stiamo cacando sotto. Che cosa? C'è anche Luke Sparrows che fa la ride. Luke, ciao bello. Venite a giocare o a tifare chi, perché adesso ormai non potete partecipare a questa. Ma vi estraggo questo numero.
Sant'Antonio, il 13. Ehi, Sant'Antonio. Non ce l'ho, purtroppo. Non ho ancora chiuso niente io, ragazzi. Ho due. Non lo tengo, mannaggio cazzo. Se dobbiamo fare le cose per bene, effettivamente. Devo mischiare meglio, devo mischiare. Oh, padrone Cas! Ho letto giusto? Questo, naturalmente, non ce l'ho. Neanche questo. Anche la mia scheda è ancora illibata. Una bella parola, illibata. Non tengo nessun numero, purtroppo. Mango cazzo, scusa. Mannaccio cazzo era diverso. Vabbè, il senso... ci stava comunque. Il patriarcato comunque, sì. Gira la ruota. Ye. E denar. Il 46. Esordi. Il tintinnio della banconota sonante. Che non suona la banconota. E non ce l'ho neanche questo. Pensa un po'. Lo senti, Twitchard? Mischio meglio. Auguri, Lore. A tavola imbandita. La tavola apparecchiata. Niente. No, neanche questo. Ma com'è possibile, ragazzi? Di 9 neanche uno. Ma per campo non esiste a cane, è dalla solo cinquina o tombola? Sì, è solo è perché è bingo, in teoria c'è solo la tombola, nel, sì. Cioè il bingo è solo uno, il bingo. Grazie, domino. Domino con fazzoletti, ah. Sì, che grazie, scomodo. Domino, ben arrivato. Finalmente il primo, ma beati voi, è uscito il 91? No, mi spiace, dovremmo aspettare molto tempo per il 91, eh. Un botto di tempo, minchia, per il 91 proprio tantissimo tempo. Vado, Ma qualcuno regala un intelletto da cane? Ma guarda, no. Thunder, riesci? Stop! E mazzate le botte, le scudrunate, le sleppe. E non ce l'ho neanche questo. Niente. Per una volta che volevo due legnate nel capicoggio. Come te ne mancano due per la cinquina? Devono essere sulla stessa riga, a cane. Ti sfugge sta cosa. Cane. Adesso so che sei in Giappone, hai perso. Grazie Thunder che hai regalato la sua intelletto. Da cane, Thunder, porca miseria, Qui un tripudio di cazzo, Erk. Dai, non vi preoccupate, perché il prossimo è il mio, Già tre sulla stessa riga. Abbiamo passato la decina. Come già tre sulla stessa riga? Io non ce n'ho manco uno. Tranne questo, è Casacavallo. Che ce l'ho però, per davvero, vedi, il cacio cavallo, che è un formaggio tipico... Perché hanno una forma di 2-8, effettivamente. È un formaggio tipico, Vector, è un formaggio tipico... Formaggio tipico... Vector, ecco. Un po' in difficoltà, del Prepuz, c'eri vicino, purtroppo, era dell'inguine. Come sembra quello prima? Ah, scusami, è vero che sono due, quindi caciocavalli. Erano due. Stop con Eberrucchie. Le Eberrucchie sono i pidocchi, presumo. Hai visto che bravo? Con una parola che assomiglia alle parrucche, ma non sono le parrucche, sono i pidocchi. Eberrucchie. Ho studiato, ragazzi, ho studiato. Sì. Sono proprio partenopeo, sono orgoglioso di essere partenopeo. Lui. Sono io. E due, ma di voi solo uno ancora. Ma Ogurtiello, ce l'ho Ogurtiello! Ogurtiello ce l'ho, che è il cortello. O coltello. Coltello, se vogliamo proprio essere italiani, gli Ezra va bene, però. The Big Knife, sì.
Ce l'ho, però non ero neanche sulla stessa riga, proprio... Ma... Che merda. Vediamo il prossimo che... A musica! Non ce l'ho, non neanche niente, questo. No. Anzi, ma che tristezza, ma perché quando... Cioè, lo streamer è sempre quello più sfigato. Musica, no. Ragazzi, Dai. Ogul, il 16, il culo. Perché il 16, il culo? Ovviamente non ha la forma. Voglia, subito, è il rattuso di merda. Anche Axel, subito. Le chiappe, sì. Allora, la forma non mi sembra... No, uno il 16 non ha senso. Perché? Non so, perché 16 magari vuol dire qualcosa di più. Ah. Doppio 8, quindi 16, ma non vale così. Non c'entra sempre con la forma? No, presumo di no. Ma stop con Esciure, eh? Ma c'è un girasole? No, 2 su 2. Esciure è il girasole? Lo Shure, il microfono, sì. Esciure. L'Esciure, il fiore sarebbe? Esciure è signore milanese. I fiori, Esciure. Ma come parlano i partenopei, ragazzi? Ma non è non si fa, non è... È tutta un'altra cosa, come... Non ci assomiglia per niente. Menuno per la vagina d'oro. No, purtroppo con Gettina abbiamo solo il pisello d'oro. Ti devi accontentare di questo patriarcatismo, purtroppo. Vediamo cos'è. Che è la guarda in terra, la fessa, amici. Sei la fessa. Questo per me è il più bello, Che è la guarda in terra, letteralmente quella che guarda per terra. No. Ma si può? La bucchiacca e la fessa brutta, la minchia di donna. Ma come 0 su 17? Ma com'è possibile? Io almeno 3 ce ne ho. 17. Ah, quello con i fitti, ok. Effettivamente Concettina aveva detto meno 1 alla vagina d'oro e questa è quella che guarda in terra. Questa era molto poetica. Continuiamo con... O morte che parla! Vedi? Questo è... Infatti c'è una bara con un morto che fa bla bla bla. E chiaramente... Benny Benassi, che non era, era di chi era bla 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 la canzone, non me la ricordo. Di quella cricca lì, comunque ci cinquina. Non è vero, Mick, altrimenti l'avresti cliccato. Dovete cliccare se guarda che io sto per procedere oltre. Era Gigi Dag, è vero. Sono sempre Gigi D'Agostino con Benny Benassi. 0 su 18. Il morto che parla è Esprit su TT, certo. Piccio il più sante, AK. Che non è la K nel senso del capo femminile. È un pelato. Ma è una, no, una è testa, un no, è la K proprio, la testa, la parte... Non c'è il pelato nel... Non credo ci sia il pelato. Allora, mai c'è. Andrà bene questo, andrà bene. Esatto, la testa, la K è la testa e non ce l'ho, ma ragazzi... Nessuno ha ancora fatto... Devo mescolare meglio, adesso mescolo meglio, eh. Ma prima apoteca! La puteca è il negozio. No? Il negozio generale proprio, il locale. La bottega, esatto. Lo sapevo. Mischio meglio, eh. Mischio meglio... Grazie pomodoraccio. Ho mischiato. Vediamo pomodoraccio. Caffè! Che solo a Napoli usano fa.
tra l'altro. Infatti, la cane se... chiede la bocca. Proprio scritto: Moro, per favore, vorrei la bocca. Che richiesta, cane. Dai, non qui. Su, sta scema. Comunque, ho caffè che non ce l'ho, non lo posseggo purtroppo, neanche questo. Anche in carcere osanna fa, però... Poi non la so continuare, comunque. Ora, dammi le tette. Ma che so tutte queste richieste? Dai, smettetela, mi imbarazzo. Prendete sto cappiello. Che non ce l'ho, ma non c'ho niente, ma ragazzi! Siamo a 22 numeri pescati. Ho cappiello. E un quinto... Ma io che sono il signore dei cappelli non me lo... Non c'è il cappello. Non c'ho il cappello. Il copricapo, inteso come copri capo, come copri testa. Dammi il ciuccio. Oh, ma ne volete troppi, per tapparvi questa bocca e merda. Ancora nessuna figuina comunque. Stop con Ezziz, amici! Ecco, chi è che l'aveva chiesto prima? Glielo date, Ezziz! Cinquina! Che paura maledetta! È stato... Simone, che ha fatto cinquina. Vedi? Con le zizze! Simone, quindi, hai vinto il pisello d'oro con le zizze! Vai, Vector! Che paura delle palle! Simone per adesso è il detentore del pisello d'oro. Ma non è detto che sia il più vicino a essere vicino alla cosa. No, assolutamente. Assolutamente. Non lo so, dovrei controllare Simone se solo ne avessi voglia. Quindi va bene, hai il golden dick. Beh, con le tue big tits. Quindi procediamo oltre. Quindi ora Simone, se vincerà, sarà messo da parte. Purtroppo questa era una clausola che non avete letto, peggio per voi. Ovecchio, perché con la O finale è brutta. Ma c'è anche lui il cappello, vedi? Qui c'ha il cappello, esatto, però non ce l'hai, Gliezer. No, non ho neanche il vecchio, quindi io che sono vecchio col cappello non c'ho nessuno dei due. The old one, non ce l'ho, neanche io ce l'ho, tra l'altro. Il vecchio di merda, ribattezziamolo così, Morgan Freeman. Un pochino sì. Io non ce l'avevo, stoppo subito. O Cantaro, che è il secchio. Che è il Cantaro? O Cantaro. Ce l'ho questo. O Cantaro, e che lei, O Cantaro, fammi vedere. Cantaro. È un'unità di misura di peso e volume. No, questa è medio e oca con l'accento sulla... Vaso da bere caratterizzato nell'arte greca. No, non è... È una specie di vaso. A me sembra una pentola. Ma sei manici dentro belle papo, non lo so. Non so. Aspetta qua, È il vaso da notte? Ah. È il vaso da notte. Che schifo il vaso da notte, ragazzi. Blo blo. Uno ci può anche bere dentro. Che schifo, Lizard. Blo blo. Viene usata come unità di misura, però anche vedi. Così, ma lì è, comunque, era un bidone. Era. Stop! Ah, vecchia! Come prima il vecchio di merda, adesso la vecchia di merda. Che non ce l'ho neanche questa. Ragazzi, che ci dobbiamo fare? Che imbarazzo. Vecchia merda. Andiamo oltre con... Oh, pazzo! Insieme tra il vecchio e la vecchia c'è il pazzo, l'uomo matto, the crazy man. La vecchia era 89, era? Sì, quindi Ciccio Gamer era l'89, sarebbe stato bello. Ma proseguiamo, perché io finché non ne becco uno... Oh, morta cheese! Non ce l'ho. A me ho una scheda fallata, comunque dovrei... Bella immagine. Messo. Il morto acciso. A parte che quello lì potrebbe essere un incidente, adesso non mi sembra. Ma chi lo sa. Vabbè, ci fidiamo che è stato ucciso quell'uomo, C'è qualcuno ancora a zero? Non lo so, non ci credo. Se c'è qualcuno ancora a zero. Grazie, Tongo! E che Dio benedica tutti quanti.
Potete fare un'altra sub? Che siamo a 1599 sub. Vorrei andare a 1600 perlomeno. Che... Appunto. Stop! E palle do tenente, ce le ho! Le palle del tenente intese come... no, i coglioni grossi così infatti, che ci vogliono per essere un tenente, giusto? Eh? Grazie bambino Lucino che la regala a 1600. Grazie bambino. Ma perché c'è uno che si chiama 1600 soprattutto? Vabbè. Se potete fare 100 sub, che almeno facciamo 1700. Non so, visto che adesso ho chiesto ed ha funzionato. Grazie Ratiger. Grazie Ratiger. A 30 palle corrispondono 15 cazzi, quindi tutto il plotone del tenente. E pal, perché lo devi dire proprio con enfasi, è pallero tenente. No? Giusto, ragazzi? Adesso... Aspetto lo stop di Akane qui, eh? E quella, il fuso orario, figurati. Va bene, aspettiamo lo stop di lei che... Fammi vedere, Akane, vai, questa... Qui mi serve? Questo? No, è arrivato quasi su. Amaron! Non ce l'ho purtroppo. Che numero è? L'8, la Madonna. La signora santa. Colei che è stata concepita senza latto. Ce li facciamo gli auguri. Grazie Asia Cooper. Buon Natale, capito? Grazie Asia. Continuo, pesco, mescolo con la mano a trivella, Grazie anche a Yokai. Grazie Yokai, mescolo, stop. E abbiamo Opaté de Creature. Che questo, per chi non lo sapesse, il paté di creaturo sarebbe lo sperma, il sugo del pene di uomo. Il paté di bambino sarebbe proprio il, no? Ah, non è il patè quindi, ma è il padre della del creatura. Non è il patè di... Ah, va bene. Secondo me è come l'ho detto io, comunque. Non è il patè di bimbo, quindi mi confermate che non è il patè di bimbo. Ah, è il opat di creatura, quindi. Non è il patè di bebè. Va bene. Mi fido. Io ero sicuro del contrario. Non ce l'ho comunque, quindi... Mi fido. Mischio ancora un pochino. Vado. Stop! Ho piezze carne! Questo inteso proprio con me. Il pisellone. Ma che bisteccone? Il gran bisteccone umano. Il patè di uomo. Sempre. No? Nel mix di sughi c'è il patè di bambino, mi pare di sì, dopo lo provo. C'è tanto bisogno di 21? No. Ah, ce l'ho il 21. No, io no, perché c'è Asciammeria 64. Che è la Asciammeria? Fammi andare a vedere. Asciammeria. La Asciammeria è esattamente quella che a Napoli viene detta Asciammeria. Nella sbarca... ho capito, quindi che sei? Quell'abito lì praticamente. Fuck. Lo sfarzo. Ah, l'eleganza, sì. È una giacca lunga con code e alamari che il duca Armando Schomberg, generale francese di nascita e origine, non me ne frega niente, guarda, troppa roba da leggere. Vabbè, dai. E continuo. Stop con l'anno Cristo 33, che sono gli anni nei quali Cristo è stato crocifisso. Giusto? Ora sei su. Beato te, Ezer. Io no. Stop di nuovo, Oguaglione, che notiamo qui che sta giocando... nel Napoli. E guarda un po', c'ha questo il 10 bambino... quindi è Maradona. Maradona. Come fai a dire che c'ha il 10? Scusa. No, sono i pantaloncini.
non ho abbastanza risoluzione per capirlo io, Lizzo. Lo sto vedendo nello schermino. Insigne, quindi. Va bene. Odira Gir. Continuiamo, continuiamo. Questa, questo lo voglio, questo lo voglio. L'augelluzzo, che non ce l'ho. L'augelluzzo è l'uccellino. Giusto? Quanti me ne hai detti? Giusto due, Crazy. Il pipo piumato, esatto. Il pene fatto che vola. Stop con ovino buono. Non c'ho niente. Non c'ho niente. Ma com'è possibile? 37 numeri, 4 me ne sono usciti. Quando è la mia ribalta? Ci sarà gente già con 1. Ho balte già 10 in una. E 2 in un'altra. A zuppa cotta, ce l'ho, la zuppa cotta, che letteralmente si intende un omicidio quando devi nascondere il cadavere, che lo tagliano a pezzi, ci fanno questa, lo sciolgono nell'acido, ci fanno questa che si chiama la zuppa cotta. La zuppa inglese. Sì, sì, sì. Grazie, Franzo. Grazie. La Franzo. Questa non la sapevate. 4 di fila, vedi. 4 di fila, io no. Adesso vediamo, magari c'è il... Sfortunato del gioco. È così. Adesso vi spiegherò anche le prossime, perché vedo che siete un po' ignoranti sulla smorfia. Con il 71, l'homme merd, finalmente! L'homme merd, tra l'altro, questa immagine è fatta immagine e somiglianza di Vector. Questo è un easter egg che abbiamo commissionato noi. E così. The Brown Man. Ah, vabbè, ma Vector ha dato i suoi consensi comunque. Ha firmato questa liberatoria. Eh sì, io non ho detto quale parte è stata fatta immagine e somiglianza di Vector. È la merda, naturalmente. Sembra un po' Tarlo, sì. Sì, quello sotto è Tarlo, infatti. Sopra è Vector e sotto è Tarlo. C'è stata questa collision di artist. Continuiamo con lo stop e Surigil, che sono tra l'altro le sorche, no, ma non intese come le pantegane, intese come le sorche. Andiamo avanti, prego. Tra 5 numeri ti fermati un attimo. Tra 5 numeri? Sì, perché arriviamo a 45, siamo a metà. Ah, va bene. Affigliata, questa qui è dopo il patè di creature che si fa la figliata, ragazzi. Dipende se il patè lo mettete ma sul pane. Ma sono gemelli poi, quel. Tutti e tre, sì. Tra l'altro sono più grossi della madre, sì, incredibile. Non so come siano usciti fuori, ma io non ce li ho neanche questi, sono ancora a 5. Devo mischiare un po', fatemi mischiare un po'. Mischiato. Oh, palazzo! Che questo Liezer, che palazzo non c'è. È? Questo è quello di... Non è quello... Scusa, ma è palesemente quello di Bologna. Ma non è vero, è quello di Napoli in mezzo al mare. Ma no, è quello di Bologna. Non è quello nella piazza di Bologna. Penso, no. È il palazzo Chigi, esatto. È proprio quello. Esatto, il palazzo ducale. No, io che cazzo ne so, ragazzi. Forse cos'è? Firenze. Il palazzo forse vecchio la Firenze, di Firenze. Sì, forse ma è Firenze, ecco. Adesso vecchio perché la foto, ragazzi, è un pochino qualità bassa, ma non è quello di... Non è vecchio. Vi sembra dalla foto, ma non è vecchio adesso. Se volete vi metto un'immagine un po' più dettagliata, non è vecchio, ragazzi. Infatti era il Duomo di Milano, quello lì. E proseguiamo pure. Ah, può darsi, in realtà non ne so un cazzo, Quindi, la piccerella è un utensile da campeggio atto a accendere il fuoco, ad appicciare il fuoco. Qui hanno sbagliato l'immagine, purtroppo.
hanno sbagliato l'immagine, hanno messo l'immagine di una bambina, non capisco il perché. Però è un acciarino, la piccerella. Serve anche a picconare, dipende. Mancano 5 adesso, ma come cazzo è possibile che io 5 ce ne ho in tutto? Allora, arriviamo avanti, c'è una donna ignuda completamente, intanto... Sì, è l'avventura. A mano, ce l'ho a mano, che fa 3 però. La mano che fa 3, ma è il numero 5, perché la mano ha 5 dita. Se pensate che se le contate, 1, 2, 3, 4 e 5, come il numero a cui appartiene questa mano. Quindi, continuiamo. Stop con Ombriac, l'uomo che beve troppo. Questo qui è... Ok, fermati qua. È un uomo che sgonza a manetta proprio. Lui sgonza proprio. The Drunk Man, esatto. Ok, scrivete quanti ve ne mancano. Non quanti ne avete, quanti ve ne mancano. Vediamo. Come sono 12? In tutti quanto sono? 15? E va per 15, i 3? Sì, ma sì, sono 15. Ce ne mancano... Quelli che scrivono tutti un botto. Vedo un meno 3. Ho visto un meno 3 anch'io, sì. Credo che sia al minimo sia il meno 3. Ma siamo tutti in alto Mario allora ancora. Vedo un 4, 4, 5, 7... Ah, meno 3 ho visto, non ho visto un meno 2. O meno 1 addirittura. Vabbè, andiamo avanti allora. No, 2. Aspetta, attenzione. Ma l'ha scritto perché... Vabbè, magari... Mi fa, non è vero niente. Beh, può essere. Non ci crede nessuno, non ci crede. Smettetela. Secondo me è vero. Vai. Vado. Vai, ragazzi, la seconda tranche è la parte finale. Sto per fare strop. A Funtana... Che è la fontana, ragazzi. La fontana. Ce l'avete? Non ce l'ho io. Non ce l'ho. Meno 2, Chris. No, non ci crede nessuno. Basta, ormai avete avuto la vostra occasione. Vedi, anche Cobalt ha meno 2. No, prima era meno 8. No, era meno 3. Prima. Non è vero. Ne... Basta, no, non ho azzeccato niente. Stop! Nanninella, questa è la è una proprio nome completo. Nanninella di Biase si chiama lei. È stata una delle prime donne a Napoli. Come 14? Come... una delle prime donne a Napoli ad aver preso la patente. Sì. Quello qui è il ti manca name. Cobalt. Ah, io ce l'avevo la signora. Manca solo il Maunum number, ok. 69 e Cobalt vince. Ma come? C'è il 69 come ultimo numero, Cobalt? Sì. Cazzo, Zeratul. Ma che bastardo, Cobalt. Cazzo, Zeratul. Non lo fare. Fermo l'esaminatore, ottimo. Continuiamo con Omariuolo 79. Questo è il Mariuolo, praticamente un mestiere antichissimo. Che praticamente fanno le persone devono prendere degli oggetti e poi rivenderli. Praticamente è un negozio dell'usato. Loro sono dei proprietari di negozi dell'antiquariato, roba del genere. Sì. Ah, occhio che se arrivano in due a fare bingo nello stesso momento, conta solo il primo, quelli deve essere veloce a cliccare. No, forse si può fare il random. Beh, vediamo. Perché comunque... non so se esce fuori... Siate comunque veloci a cliccare. Non so se esce fuori il in ordine giusto, poi. Vado. A disgrazia. No, la disgrazia perché c'è infatti raffigurata una Vespa, di quelle nuove, tra l'altro, con una marmitta catalitica. Ma il problema di codesta Vespa è che la ruota anteriore è forata. Mannaggia. The Disgrace. Come questa partita, in effetti.
Io me ne mancano ancora un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mortacci. Di Pippo, ho maltempo! Ho maltempo che ce l'ho finalmente! Il maltempo. Infatti, questo ragazzo, tra l'altro, sta per scivolare e cadere in avanti, perché il maltempo porta anche la disgrazia di cui prima. The shitty weather. Meno 4 non la vedo bene. Finché c'è il Mao Senior lì, Cobalt. Porca miseria. Vado, eh. Vado con Omonk, che è il Monaco, ossia la figura però... che va in Mona. Guarda che bella faccia. Ma che bella faccia cosa! Che faccia simpatica che c'ha! Ma è un signore disgraziato! Ma no, una faccia simpaticissima! No, no! Sei il 69, io mi ingazzo! Anche io mi ingazzo! Tra l'altro non ce l'ho il perete che, a cui piace la Mona! Quindi vado avanti, attenzione, perché sto per stoppare, ma non ancora, Sto per stoppare, qua, quasi... Stop con il 12, ho Surdat, che è il soldato, ma attenzione, non è il soldato semplice, ma è il soldato che ormai con i suoi anni di guerra, così, spari, granate, così, è rimasto lievemente offeso all'apparato uditivo. Quindi non è, è sordato. Vado. Procedo con la rimestazione. Con la rimestazione del numerato. E prendiamo il 19. La risata, quella che ci siamo appena fatti. Quella che ci siamo appena fatti, e ce l'ho pure. Pensate un po'. Pensate un po'. No, Adam, non ci provare. Non ci provare. Proprio a Lino, scusa, tra tutti quelli che devi dare proprio a Lino. Nessuno ha riso. Non mi pare, le ho sentite da qui le risate, quindi smettetela. Ecco. Mestolo. Pregate sempre che non esca fuori il 69, che tra l'altro è uno sotto in GOP, quindi... Tac, ho morto, 47. Il 48 è quello che parla. Questo è il morto e basta, invece. E non ce l'ho, tra l'altro. Il morto, questo non ha bisogno di spiegazioni, è il Ripper. The Dead Man, sì. Non era tipo 40 minuti. Dai. Adesso ti sblocchi, Con... il vasetto, vasetto. Vedi, questo è il vaso. Quello di prima c'era il vaso da notte. Com'è che cazzo si chiamava il vaso da notte? Dove? Il 27. Era... Cantaro. Questo invece è vasetto. The pot. Il vasetto. Dove si caga. Il vasetto, quello per i bambini piccoli. Cantaro. Era, sì. Il vaso da giorno, questo si vede che sì. Altro non c'è il cane, c'è il gatto, ma non c'è il cane. Ma perché il cane non fa le smorfie. Cane simpatico. Troc a chiesa 84. La chiesa è dove va il prete. E non il monaco. Il prete non c'è, Non c'è stato ancora. C'era il ma non c'è proprio. Non c'è proprio il prete. Vabbè, è peggio per lui, vuol dire che la chiesa rimarrà vuota. Ruzzolo i numeri. Ho rimestato. E castagnelle, che sono le nacchere. Però a Napoli hanno un problema di pronuncia, non riescono a dire nacchere, gli è un po' difficile, hanno cambiato con Egastagnelle, che è molto più semplice da dire. Ciao Giorgia! Ciao Giorgia!
Grazie, Gio. Buon anno anche a te. Tantissimo. The Little Chestnuts. Non... Sì, no, davvero non credo, vecchio. Non saprei. Dopo questo impelagamento, vediamo un po'. Vediamo un po'. L'anime d'opriatorio. Questo qui sarebbe... L'anima di Briatore? Ah, sì, di Briatore. No, sì, sarebbe l'animale di Briatore. Ah. Sì, sarebbe il... Perché infatti il cane non ce l'ha messo, perché Briatore è un cane. E l'ha messo qui, ha fatto l'animale di Briatore. Sarebbe un cane, sarebbe. Ok. Sì, quello lì nella figura è il Briatore. Giorgia, non... Perché? È pronuncia perfetta. Ma lui è napoletano, toc. Sì, sono stato insieme a dei napoletani tutto il weekend, quindi... Se mi permetti, Pensa, io ho mia zia napoletana, il vincolo ma... del fuoco era questo qui dall'altro. Io ho mia zia napoletana, ma non ha mai parlato napoletano. Stoppo, sto per stoppare, ragazzi, qui si va a rischiare la tombola, inizia... la Ele, grazie Ele. Grazie Ele. Grazie per la subs. Qui si inizia a grazie, grazie. Con il Natale, il 25, perché il 25, per chi non lo sapesse, è il giorno del Natale. A Natale in napoletano si dice Natale, ok. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, anche perché è proprio una parola napoletana, Natale. Ah. Grazie Sassa Bed. Grazie, Rosie. Adesso sono attimi di tensione, perché da un momento all'altro potrebbe succedere il patatrack. Wow, non lo scrivere mai più a Quementa, che chissà cosa vuol dire. Stop con 75. Grazie. Pulecennella. Grazie Pavo, grazie mille Pavo. Perché si chiama io Pulcinella e Pulcinella? Pulecenella. Pulecenella, come si dice in Napoli? Grazie, grazie Pavo. Meno 2, meno 1. Oh, c'è già altra gente a meno 1. Pulcinella, sì, quello comunque è il tizio col naso che fa le baruffe un pochino. È quello che ha inventato lo stereotipo del napoletano, purtroppo. È stata rigida il cane che ha combinato. Perché avrà, sarà meno uno anche a cane. Ma ne dubito. Non si traduce. È Pulcinella, infatti. Cos'è Pulecenella? No, ma proseguiamo. Perché adesso abbiamo il Avesta 20. Per un po' ho visto l'immagine, abbiamo sfiorato il 69. Però Avest 20. Ma ce n'è altre adesso, che sono 20. Quindi... 20 che non ce l'ho. Ne mancano 4 a me. Me ne mancano ancora tanti a 4 comunque. L'uno è l'Italia, sì. Perché ha forma di uno l'Italia, se la guardi da un certo punto di vista, un pochino mentre svieni, un pochino così. La festa, po, tra l'altro, sì. Vado con il rimestamento. Sto un pochino ravanando. Ae. Eccola, fuori grotta, il 74. Questo, sì, sì, fuori grotta. È un quartiere di Roma, scusa. No, è fuori grotta. Fuori grotta 74, numero civico, tra l'altro, dove ci abita l'inventore della smorfia. Potete andarlo a trovare al numero 74 di fuori grotta, la via non si sa. Sta lì un po' la caccia al tesoro. Dovete guardare questa grotta così. Napoli non era... Scusa, non è Roma. No, è Roma, non è Napoli. No, aspetta, ma non c'è comunque a Napoli, dicono. È a Napoli comunque. Mi ricordavo fosse... Si rosmorfia, ricordavo fosse a Roma. Ero convintissimo fosse E dove Roma. C'è lo stadio, dicono. Ok. È a Napoli, no, ok. Ero convinto fosse... Vedi, anche Giorgia, che è di Roma, dice che era di Roma. Perché Roma e Napoli, dai, è la stessa cosa. Continuiamo. Outside the cave, certo. Continuiamo, siamo a 62 numeri pescati. E adesso c'è il 43. Onna pereta for o barcone. Ma come o barcone? Comunque, la donna pereta... Pereta nel senso... La donna con le pocce...
fuori dal balcone, nel senso di balcone come pere, sempre, nel senso che c'erano talmente tante di queste pere che c'è un casino di perete proprio, o pereta, oppure la donna che pereta, nel senso che scorreggia fuori dal balcone perché giustamente puzza se la fa dentro, quindi va fuori dal balcone e tira un pereto. Tira un pereto fuori dal barcone, tra l'altro. Non so, questa è un pochino, no? Non mi copiare, ma che vuoi, Ricky? Che vuoi? Ah, vedi, siamo un po' collegati, purtroppamente. È ambigua, sì, ambigua. Vado a rimescolare le carte in tavola. C'è il 65 il prossimo. 65, dice Liezar. E se invece fosse il 52, no, è il 23, lo scemo. Perché è Pinocchio, scusa. Non è Pinocchio, uno col cappello d'asino. Poi perché il cappello d'asino? Non l'ho mai capita. Mica c'hanno la testa punta gli asini. Che stupidi questi. È uscito Vector, dice Akar. No, è uscito Vector, The Dumb One. Ma Vector era già l'homme merde. Quanti Vector ci sono? 23, moro. Tra l'altro 23 è proprio il mio numero, Giorgia. Adesso che me l'hai fatto notare. È il giorno del mio compleanno. Ed è sempre stato il mio numero. Ah. Vabbè, ragazzi, continuiamo. Esce il 20... No, il 20... No. Esce il 23. Esce il 3. Il 20... Il 3. Il 3, che sarebbe... Il gatto. Il cacchio. Ma invece esce O Totoro d'Inta Chitarra, che tra l'altro questa qui me l'aveva spiegata Lino. Il polpo dentro la chitarra sarebbe raffigurante una donna di facili costumi. Nel senso che il totano nella chitarra che sbirindella un poco. È un'allusione sessuale. Non è la donna di facili costumi, è proprio l'atto invece, è vero? È l'atto sessuale, ecco, vedi, c'entrava. Trama di un famoso hentai. Sì, è proprio il totano che sbirindella nelle corde della chitarra, sarebbe l'atto sessuale. E come tirare sarà? No, è proprio l'atto sessuale. Il porno con i tentacoli, praticamente, sì. The Octopus Inside the Guitar. Proseguiamo, ancora 56. Il 69 non sta uscendo. 56. A me mancano due numeri, il 59 e il 52. Perché adesso c'è il 56, a carota. Oh, l'ho detto, ma l'ho che detto. Non è la carota, ma è praticamente una banana. Può sembrare a carut, ma è una banana in realtà. Ricchi a meno uno. Mancano veramente pochi numeri. Com'è possibile che ancora nessuno ha fatto la trombola? Diciamo che adesso è sempre più facile azzeccarli. Il adesso, 24. Adesso forse. Per forza, scusami. Il prossimo è il 24 e qualcuno vince. Vado, Uscirò porca, potrebbe uscire a porca, ma invece esce il 52, la mamma! Ce l'ho, me ne manca uno, ragazzi! Adesso va, sta sicuro che qualcuno fa tombola, sta a vedere. Se vinci te, devi scegliere tu a chi dare il VIP. Non mi dovete fare il regalo. No, poi, perché Marco non sta partecipando. No, che c'entra? Liezar, per favore, non trovare sempre le scuse. No. E aveva detto Marco che partecipava comunque. No, pare proprio di no, perché lui non potrebbe vincere, non ha senso. Non me ne frega niente. Che non c'era aveva questa detto che partecipava. Ragazzi, guardate Liezar come si ritira subito dalle sue responsabilità. Ah, poi l'altra volta, mica adesso. No, Liezar. Cosa ti manca te, scusa? Il 59, il petto villo. Cos'è il 59? E Bill. Ha detto a cane che te lo fa lei il regalo, vedi? No. Che fai tu a cane? Non me lo fa. Esce 69, nessuno si fa male. Cioè, c'è Coppolt che aspetta da 40 numeri. Ma 69. Manca un numero, è un casino. Adesso facciamo vincere Cobalt. Adesso, arriva, Arriva. Esso! 66, le due zitelle sarebbe un dojo particolare.
Esatto. Perché sta anziana? Ha fatto bingo. Bingo. Pure. Aspetta, quanti? Lori e Demon l'hanno fatto. Però Lori l'ha fatto prima. Ma vabbè, io lo darei anche a tutte e due. Dastri, qualche altro giocatore potrebbe far bingo nei prossimi secondi. Aspettiamo un po'. Lo darei a tutte e due, tanto vabbè. Una. Con le due fritture hanno fatto bingo, mannaggia. Giustamente sono due e in due hanno fatto bingo. Zitti, zitti. Intanto c'è Cobalt che è lì che gli sta grattugiando il culo. Fa vedere che è stato... sì, quante mani nei capezzoli. Vabbè, li faccio tutte e due, dai. Dai, aspetta, fa vedere se posso intanto... Lori, sorteggio. Aspetta, Lori, allora, 96. Lori 96, con la Y, e Demon, trattino basso, Demon, heal. Scrivete in chat, poi così verifichiamo. Intanto sorteggio un vincitore del popolo. Tra loro due. Rullo di canguri. Demonila, quello lì. È subissimo. Super rullo. E Lori, eccolo lì, anche lui è subissimo. Super rullo. Quindi non ho capito cosa stai dicendo. Avrebbe vinto Demon. Vabbè, togliamolo a Lori. Lori, mi spiace. No, ti tolgo anche la sub, ti permabanno. No. Permabannato dal canale. Subito. Amici, abbiamo fatto anche questo bingo. Il bingo dell'inizio dell'anno. L'abbiamo fatto anche questo anno. 300 bit scammati, Cobalt. Ci comprerò le sigarette anche se non fumo più. Va bene. Il primo bingo dell'anno è stato questo. Vi rendete conto? Tra l'altro questa è la prima... Adesso chiuderemo la prima live dell'anno. E sarà la prima chiusura dell'anno. Ragazzi, quante prime volte. Ah, per la Befana ci potremmo pensare anche di rifarlo il bingo. Adesso vediamo. Giovedì? Si può fare? Quando è la Befana? Giovedì? No, è al 6 è la Befana. Ma c'è già... Ma la Befana è festa? Sì. Beh, viene festeggiato. Però non è lavorativo il 6. No, no, è festa proprio, sta a casa. Fanno il ponte la gente. Quindi la gente fa già il ponte. Ma mi sa perché. L'anno scorso è stato l'anno in cui le feste cadevano tutte nel weekend. Non che quest'anno... Quest'anno invece... No, quest'anno ancora deve iniziare. Vabbè, erano tutte venerdì, erano... No, quelle di, no, del 2020, era... quelle del 2021 erano tutte sabato e domenica gli Ezzar le feste. Queste che è appena finito, sì. Sì. Ma invece vabbè, quest'anno venerdì dovrebbero esserci tutti i gran ponti della Madonna. Non so, vedere. Nel 2022. Anche quest'anno faranno cacare un po' le feste. Io ho letto... A Natale e domenica. Prima dell'anno è domenica. Quindi no, forse è anche peggio. Perché il 31 e 1 sono sabato e domenica. Non può andare mai meglio. 24 e 25 niente, è sabato e domenica. Non può andare mai niente come vogliamo. Ma esatto, che... Pasqua e domenica. Che vita di pelle, ragazzi. Per noi non cambia nulla a prescindere. Quindi. Tanto guarda, fatemi fare anche... Sì. Ho risistemato anche le webcam, così siamo a posto. Te Gio, ti va bene. Per la maggior parte della gente che invece aspetta la domenica, invece rimane lì col pisellino in mano e fa... Veramente è Natale primo dell'anno, domenica quest'anno. Tony. Vabbè, anche quest'anno comunque sì, era uguale, è stato sabato e domenica. È inizia la domenica e poi Santo Stefano lunedì, quindi in caso si salta lunedì. Amici, tra l'altro, allora... Il programma della settimana. Domani mattina volevamo provare Insurgence Sandstorm, che è un simulativo guerresco. Vediamo un pochino. Mark è vivo? Sì, ma è vivo. Aveva scritto anche prima in chat. Volevamo provare Insurgence Sandstorm da Rude. Però io non vedo l'ora anche di fare Project Zomboid. Che vi dirò. Lo volevamo provare anche in multiplayer. Magari sempre una mattina. Però ho paura che non mi piaccia il multiplayer. Per me è più da giocare in singolo. No. Perché allora, no, secondo me è bello anche insieme. Però insieme ti perdi un pochino
il fatto della storia, no, del tuo personaggio così, un pochino più così. Però non vedo l'ora di farlo anche da solo. Sicuramente questo venerdì nel Morrow by Night riportiamo Project Zomboid. Entrerai nel server di Max con Zomboid? Ma mi ha chiesto se entro, adesso non lo so appunto. Però sì, lui sta facendo il serverino, stava stappando un serverino per giocare con qualcuno. Io non so se comprarlo, ma costa 9 euro, quindi dai. Mal che va. Amici, possiamo abbandoneggiarci. Tra l'altro poi domani sera facciamo subito FIFA. Sì, beh, se non ci sono problemi, credo. In teoria, sì. Aspetta, vedi un po' e poi dopo con lo scorrere della settimana abbiamo un po' di giochi, abbiamo Ready or Not, sì. Abbiamo anche la mattina da iniziare Trash Sailor, che sembrava carino come giochino, adesso dobbiamo vedere. Però dai, vi auguriamo tutti quanti un buon inizio dell'anno, ci vediamo domani mattina belli, un bacione a tutti. C'è qualcuno da raidare? Giusto, fa vedere. Tra l'altro Max ha fatto una roba incredibile a Capodanno, ha praticamente... Ma non lo sono riuscito a seguirla la live, però visto che stava masterando la chat. Sta con i sondaggi, stava facendo da master di un giro a Bologna, dove metteva delle scelte che doveva selezionare la chat e poi in base a quello, tipo un libro game fatto dalla chat. C'è lì, no? C'è? Faceva Project Zomboid e mi fa incazzare, tra l'altro. Volevo raidare Kalel, però se volete raidare lì. No, vediamo Lino, che voglio che la gente veda come mi si può incazzare facilmente. Va bene. Dai. Ciao belli. Domani. A domani.